Un giovane arciduca, quartogenito dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, novello sposo, designato dalla madre a governare una delle terre più ricche dell'impero, la Lombardia, sta percorrendo in lungo e in largo la Brianza, alla ricerca di una località dove far edificare la sua residenza estiva. In una zona poco a nord della città di Monza, Ferdinando d'Asburgo individua il luogo. Gli piacque quell'orizzonte, e da migliore esperienza montò su di un carro che per i lavori agresti si trovava e, veduta la deliziosa prospettiva dei bei colli briantei e più lontano i monti dei laghi di Como e Lecco che vanno con l'occhio perdendosi in vasta pianura, innamoratosi del sito, decise che si erigesse un sontuoso palazzo sotto il bel cielo di Monza. L'aria è generalmente reputata assai buona per essere alle falde del Monte della Brianza e vicino vi sta un popolato borgo che potrà somministrare per il bisogno di una corte moltissimi comodi. Sono queste le parole contenute in una lettera in data 28 gennaio 1777 che io, conte Carl Josef Firmian, ministro plenipotenziario in Lombardia, inviai all'imperatrice. Nella stessa lettera indicai anche una possibile spesa, 70.000 zecchini. Ma a Vienna Maria Teresa già sapeva della scelta di Monza. In una successiva lettera all'imperatrice scrissi: «Nei disegni si è procurato di combinare nel miglior modo una conveniente decenza con la possibile economia, lasciando da parte ogni magnificenza adornato e superfluità di lusso e riducendo il fabbricato al puro bisogno della corte e della famiglia arciducale. Quello che emerge dal progetto, però, non è una semplice residenza di campagna, ma una vera e propria reggia estiva, il cui modello più prossimo è la stessa Schönbrunn. Ma ancora Ferdinando incontra un inaspettato favore da parte materna. L'imperatrice scrisse pochi mesi dopo, il 17 aprile 1777. Maria Teresa inviava al figlio governatore un dispaccio imperiale che ratificava ufficialmente la decisione di finanziare i lavori della sua nuova residenza. Caro figlio mio, ho ricevuto ieri il progetto di Monza fatto dal Piermarini. Ci potete contare. Attendo con impazienza che voi mi informiate, perché non c'è per nulla tempo da perdere. Conto di darvi 70.000 zecchini. Se ne serviranno di più, starà a voi. Se risparmierete, lo stesso. Il mobilio lo prendo a parte. Inviatemi le altezze e le larghezze dei pannelli dei muri. Per il giardino penso ad una grande aiuola e poi un bosco ed un grande viale coperto per l'ombra. Noi, imperatrice vedova regina d'Ungheria e Boemia, duchessa di Milano e Mantova, essendosi determinata di proprio moto a far fabbricare di pianta e da carico del regio nostro erario una casa di campagna nelle vicinanze di Milano che serva di villeggiatura al serenissimo arciduca governatore e dei suoi successori nel governo della Lombardia austriaca, abbiamo risoluto a lasciargli la piena libertà sulla scelta del sito e nella costruzione della fabbrica stessa e ad assegnare a questo fine una somma congrua e sufficiente all'acquisto del terreno e alle occorrenti spese della costruzione. Nell'arco di soli 3 anni, dal 1777 al 1780, l'imperial regio architetto Giuseppe Piermarini, il più importante e noto architetto dell'Italia neoclassica, realizzava una villa dalle linee severe e dalle proporzioni grandiose, che si apre verso il visitatore in una sorta di benevolente abbraccio, mentre sul retro custodisce un giardino tra i più belli e preziosi.
Ad arricchire gli interni vengono chiamati celebri artisti. I raffinati decori e gli splendidi arredi sono realizzati dallo stuccatore Giocondo Albertolli, professore di ornato a Brera, mentre i pavimenti e gli intarsi vengono affidati a Giuseppe Maggiolini. Pietro Verri, che ha una dimora patrizia a Biassono, in una lettera commenta la progressiva costruzione della futura reggia. La corte arciducale è a Monza. Vedono innalzarsi la magnifica villa che vi si fabbrica per il loro soggiorno. La villa reale di Monza sarà magnifica per il palazzo e per i giardini. Si farà venire un cavo d'acqua in cavità bastante a far girare un molino e questo servirà per i giuochi del giardino. Nel giardino di piacere, che suol si chiamare all'inglese, si presenteranno scene di magico effetto, cascate, grotte, un laghetto, una capanna e una torre con ruderi di castello, da cui si dominerà tutto il paese circostante. Ferdinando, molto legato alla madre, è un giovane rampollo asburgico che all'età di 10 anni viene promesso sposo ad una sconosciuta, Maria Beatrice Ricciarda d'Este, vista per la prima volta in un ritratto in miniatura mostratogli a Vienna e, appena maggiorenne, catapultato a governare una regione lontana eppure sconosciuta. Ferdinando, più che dalla politica, è attratto dal bel mondo, dal teatro e dalla musica, e a Milano troverà di che soddisfarsi. I due fratelli maggiori, Giuseppe e Leopoldo, lo giudicano con severità. Leopoldo, scrivendo alla madre, così lo definisce. Ferdinando è un uomo debole, di poco intelletto e scarso talento, ma ha di se stesso un'alta opinione. È una testa balzana e un confusionario. E Maria Teresa, ad un mese dalle nozze, gli scrive: la tua inerzia, la tua pigrizia, nel disbrigo di quegli affari correnti, i quali impegnano sia le nostre giornate che l'intera nostra vita, il tuo amor proprio, che tu possiedi in alto grado, fanno di te un presuntuoso. Ma messo alla prova, Ferdinando dimostrerà doti inaspettate. Il giovane arciduca prenderà sempre più coscienza del suo ruolo di governatore, cercando di svolgerlo al meglio, ottenendo apprezzabili risultati nell'applicare le riforme di Maria Teresa in Lombardia. Maria Beatrice Ricciarda, invece, unica figlia di due genitori che non si possono sopportare, Ercole III d'Este e Maria Teresa Cibo Malaspina, è sin da subito al centro di un complesso gioco dinastico, essendo la successione nel Ducato di Modena preclusa alle donne. Quando l'11 maggio 1753 viene firmato il contratto matrimoniale, Maria Beatrice ha 3 anni. Il suo primo promesso sposo è Leopoldo d'Asburgo, di 6 anni. Ma un anno dopo, il 1 giugno 1754, l'imperatrice Maria Teresa dà alla luce Ferdinando, che con un ardito passaggio di carte prende il posto del fratello Leopoldo nel contratto matrimoniale, destinato a succedere al fratello Carlo come sovrano del Granducato di Toscana. Ferdinando e Maria Beatrice si incontrano per la prima volta a Milano il 5 ottobre 1771, a poco più di una settimana dal matrimonio. Giunta da Modena, accompagnata dai genitori e da un seguito di cortigiani, Maria Beatrice viene alloggiata a Palazzo Ducale, ora Palazzo Reale, mentre Ferdinando è a Palazzo Clerici, che diverrà, dopo la cerimonia, la residenza ufficiale della futura coppia arciducale. Le nozze si celebrano il 15 ottobre nel Duomo. Grandi sono i festeggiamenti in città, che si protraggono per 2 settimane, sino al 3 novembre. Vengono allestiti archi trionfali, balli, mascherate popolari, una fontana dalla quale zampilla vino e un tempietto riempito di cibo, in cui abbuffarsi liberamente. Per l'occasione viene rappresentata la prima dell'opera Ascanio in Alba, composta da un giovanissimo prodigioso musicista di 15 anni, chiamato appositamente da Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Il libretto, scritto da Parini, ha evidenti riferimenti all'attualità. Venere, Maria Teresa,
dopo molti malintesi e imbrogli, riesce a far sposare il nipote Ascanio, figlio di Enea, Ferdinando, con la bellissima ninfa Silvia, Maria Beatrice. Gli sposi fondano poi la città latina di Alba, la Lombardia austriaca, dando origine ad una nuova dinastia, gli Asburgo d'Este. Fra Ferdinando e Maria Beatrice vi è fin da subito concordia e armonia. Diventano genitori già un anno dopo, nel 1772, di un figlio che morirà però dopo soli pochi mesi. Altri 9 nasceranno negli anni immediatamente successivi. Generare discendenza era molto importante per gli Asburgo e permetteva loro di intrecciare proficue alleanze o di governare le sterminate regioni dell'impero. Così il secondogenito Ferdinando Carlo diventerà governatore della Galizia e un altro figlio, Francesco, erediterà il ducato di Modena col nome di Francesco IV. Mentre la figlia Maria Leopoldina andrà in sposa al principe di Baviera, l'altra figlia, Maria Teresa, si unirà a Vittorio Emanuele I di Savoia. E l'ultimo genita, Maria Ludovica Beatrice, nata a Monza e battezzata nella chiesa di San Biagio, sarà la terza moglie di Francesco I, suo cugino e ultimo imperatore del Sacro Romano Impero. Nei 25 anni di governatorato, Ferdinando compirà numerosi viaggi di rappresentanza dentro e fuori la Lombardia, distaccandosi da moglie e figli per lunghi periodi, dando vita a fitti carteggi. Questi doveri di rappresentanza allontanano Ferdinando dalla famiglia sin dai primi mesi dopo il matrimonio. Le 26 mai à 8 heures du soir 1773. Il 26 di maggio alle 8 di sera 1773. Chère femme, toutes les occasions de me rappeler dans votre souvenir me sont très chères pour que je laisse partir Estas en lettre pour ma bonne amie. Cara moglie, tutte le occasioni di farmi presente al vostro ricordo mi sono troppo care perché io possa partire lasciando la mia buona amica senza una lettera. Le chargeant de vous faire aussi de bouche de ma part bien des compliments, incaricandola anche di portare da parte delle mie labbra moltissimi complimenti. Cara amica, vi assicuro che soffro moltissimo nel vedere partire questa lettera, restando a Cernusco e non poterla seguire. E molto di più mi manca il mio cuore tanto quanto mai mi sarei immaginato. Stamane sono stato all'università dove sono stato invitato in maniera molto erudita. A pranzo c'erano la Kevin Huller, la Belcredi Rosales e la Corti Zanardi. Questa sera andrò al Teatro dell'Opera Buffa e poi al ballo in maschera del Teatro Nuovo. Vedete che ci sono piaceri dopo piaceri, ma malgrado questo non ne gioisco con soddisfazione, perché mi manca la mia cara compagna. Le 27 mai à 3h et demi 1773. 27 di maggio alle 3:30 1773. Cher cœur, ce matin je me suis levé comme à l'ordinaire de très mauvaise humeur, ne pouvant m'accoutumer à cette solitude dans mon lit sans ma chère Mimi. Caro cuore, come al solito, questa mattina mi sono svegliato molto di malumore non potendomi abituare alla solitudine del mio letto senza la mia cara Mimi. Poi ho avuto le udienze pubbliche alle 7 e ora vado a pranzo e dopo pranzo andrò a visitare la dogana e i depositi di sale. Mi chiamano per il pranzo, quindi finirò domani. Poi partirò per Abbiategrasso e dopodomani, sabato sera all'1:30 alle 2 all'italiana, avrò il piacere di abbracciare la mia cara moglie e di darvi tutti quei baci che si sono accumulati in questi giorni. Abbiate cura della vostra salute e non mangiate champignon. E pensate che se il marito non è là a rimuoverli, è molto più in pena quello che manca. Mille baci da parte mia a Mimì. Nel 1775 Ferdinando trascorre un lungo soggiorno a Vienna, quasi una sorta di chiamata a rapporto presso la corte asburgica della sua attività di governatore. Rientrato a Milano è costretto subito a ripartire per Mantova e Cremona, lasciando sola per un tempo troppo lungo, infinito, Maria Beatrice. Carissima moglie, gioia, idolo, mio tutto, sto benissimo. Quel che so che vi preme più di tutto.
Sono arrivato alle 8:30 d'Italia e dormito dopo dato tutte le disposizioni dalle 13 alle 17 in letto. Ho trovato tutto il teatro bruciato, ma del resto non tanto male. A tutto si rimedia e tutto sopra rimesso. Fategli i miei complimenti a tutta la Cavagnola e invitategli tutti a venire a godere una bella opera. Fiera, coro di barbari, balli. A Mantova, domenica, giorno 3, l'opera va in scena. Galè sostituisce un altro ballo a quello di Ettore. Vi sarà tutto il vestiario senza toccare quello di Milano. La fiera comincia di nuovo oggi e faccio preparare una nuova sala per gli balli che sarà un pièce de surprise. E riuscirà molto bene, sarà pronta per gli 11 del mese. Ho trovato qui una costernazione generale negli uomini. Vedrò questa sera cosa sarà delle donne. A proposito, forse vorrete sapere se e quando io ritorno. La passione mi chiama, il dovere mi ritiene, ma per sicuro domenica sono agli vostri piedi. Ah, potessi dire tra i piedi, e da questo dire già si innalza il fiero animale. T'abbraccio, ti amo, ti adoro, con tutto questo il cuore e sempre con te spero che gli figli staranno bene. Dite a tutti gli nostri che spero verranno a Mantova come m'avevano promesso. Addio, donna senza pari, vera dea, del mio che anche da lontano si volta e si dirige sempre al polo. Mille baci e un colpetto di io ti mando, il tuo riscaldatissimo impregnatore. Gli impegni di governo incombono e Ferdinando è sempre a lungo lontano. Nell'estate del 1780, una volta terminata la villa, decidono di abitarla da subito, con la corte al seguito, e di trascorrere a Monza gran parte dell'anno nel periodo che va dagli inizi di marzo alla fine di novembre, per poi tornare a Milano in autunno inoltrato, quando ormai la natura si è già addormentata. Aver edificato la villa non aveva significato solo innalzare un bel edificio, ma anche provvedere a circondarlo di grandi giardini, che avrebbero costituito il necessario completamento dell'opera. Ad est, sul lato posteriore, viene previsto un vasto giardino barocco alla francese, con filari alberati, vasi decorativi e statue. Al centro del giardino, davanti alla facciata posteriore, viene realizzato un grande ninfeo ribassato, contornato da un'ampia balaustra di marmo bianco. Alla sinistra del giardino barocco, Piermarini realizza il giardino all'inglese, il primo in Italia, con macchie di bosco e collinette artificiali, paesaggi all'apparenza di natura incontaminata, ma che in realtà sono una sapiente costruzione scenografica. Viene creato un laghetto con sponde mosse da innalzamenti e ribassamenti del terreno. In uno degli anfratti è ricavata una grotta rocciosa, l'antro di Polifemo. Sulla collinetta più alta viene costruito un tempietto dorico, simile al tempio di Flora nel più famoso giardino d'Inghilterra, il giardino di Stourhead, a Stourton, Wiltshire. Ferdinando fa disseminare nei giardini piante e fiori provenienti da molte parti del mondo, come i ginkgo biloba giapponesi e gigantesche sequoie americane. Per Ferdinando la residenza monzese è in quegli anni un superbo palazzo di campagna connesso ad un maestoso e ridente giardino per passarvi assorto nelle sue delizie le più belle stagioni dell'anno, dove la nobiltà e i molti comodi cittadini milanesi che facevano a gara a farmi la corte massime nella stagione autunnale vendendomi quel soggiorno sia gradevole che non l'avrei cambiato col serraglio femminile del gran signore. Il 8 febbraio alle 6 ore la mattina del 1785. Carissima Gioia, vi scrivo da Paullo in ottima salute, ma sempre più lontano da te. Miei saluti a Albani, alla Cusani, Melzi, Vilzek, Bossi e a tutta la compagnia che sarà da voi probabilmente a ricevere di questa lettera. Io t'amo e più non si può, e ti domando in questa valle, fino agli rupi, milioni di baci per tutto il corpo, nulla parte eccettuata. Sono tutto tuo per la vita di qui ed anche per l'eterna vita. Il vostro amante e marito Ferdinando. Nel marzo 1785 Ferdinando è in Emilia e chiede di raggiungerlo a Reggio.
Nel maggio 1785, Ferdinando compie una visita di Stato presso il fratello Leopoldo, Granduca di Toscana. Maria Beatrice avrebbe voluto accompagnarlo, ma la stanchezza dovuta a un recente parto la costringono a Monza. Monza, villa arciducale, sera 12 maggio 1785. Voi siete partito da 3 giorni. Non so che impressione farà a me la vostra assenza e nemmeno se avrò la forza o la volontà di scrivervi, ma voglio almeno parlare a voi, ancora una volta, per essere certa di avere notizie vostre. Mi direte se siete arrivato in buona salute e se lo svago del villaggio vi ha giovato. La novità delle cose basteranno a distrarre la vostra anima da quell'impeto di sensibilità che è in voi e che è buono e onesto. Io invece mi aggiro per tutte queste stanze, che senza di voi mi sembrano desolate e vuote. Solo i leggiadri giardini coi profumi e i colori, sì, loro mi risollevano. V'attendo. Tornate, tornate quanto prima potete. Vostra Maria Beatrice. 16 maggio 1785 dalla Toscana. Io sto benissimo, mangio bene e dormo 9 ore benissimo. Mai più niente né di nervi, caco benissimo all'ora consueta. Tutto questo prova purtroppo che le maledette cortigiane tue rivali ne sono la causa. Vi giuro che sono contentissimo del mio soggiorno, che sono bellissime le feste, ottime le giornate, mille amicizie che ricevo dalla mia famiglia, ottima la compagnia. E con tutto questo mi manca l'oggetto del cuore. L'amica con cui dividere queste consolazioni e a cui comunicare le mie riflessioni. In una parola, il tutto è il massimo dei beni e sono come un cuoco che, trovandosi in cucina con ottime vivande ed ogni genere di ingredienti, gli manca la pentola ove farle cuocere per farne un buon piatto. Non più di voi mi so accostumare alla separazione e desidero il momento della riunione. Io non mi impegno a rispondere alle tue graziose espressioni per me. La mia penna è troppo debole, supplirà a suo tempo il mio pene, tanto più robusto. Ti ringrazio dei baci che mi mandate, ma sappiate che non più dito, avendone tanti dei miei accumulati da consegnarti, che non ha da restare parte di corpo che non ne sarà coperto al mio arrivo. Addio, donna, che sei l'unica fede della perfetta felicità e senza la quale, fuori con te, non saprei trovarla. Amami anche fosse per sola gratitudine. Sarai contento, perché anche così sarebbe sommo, non essendo chi più ama di me, né chi ha più ragione, né chi senta l'eccesso della fortuna di possederti. Addio, bel mio, è mio tutto. Possa questa lettera trovarti a Mantova e con ottime nuove della famiglia. Firmato, il più felice dei uomini con te, il più invidiabile dei mariti, il marito amico, amante della donna senza pari. Monza, villa arciducale. 18 maggio 1785. Mio adoratissimo Ferdinando, non posso raggiungervi a Mantova. L'archiatra sostiene che sono ancora debole, troppo debole per mettermi in viaggio. Siete molto gentile. Ho riletto ora la vostra lettera giunta stamattina, con quella dolcezza delle vostre parole piene di fiducia nel mio sentimento. Mi parla di me, di ciò che penso, della mia anima, con quel tono di certezza e di conoscenza che sanno quando si dice ciò che si sente con vivacità e fortemente. Che cos'è che travolge me? Aiutatemi a rimettere in sesto la mia anima che sta sottosopra. Voi siete con la vostra partenza ciò che m'assilla. Non ne posso più. Tutto senza di voi mi appare vacuo. La nostalgia di voi m'opprime. Mesto il mio spirito e la malinconia si è impadronita dell'anima mia che, senza la vostra affianco, si sente smarrita. Io e i vostri figli vi attendiamo. E presto. 20 maggio 1785. Carissima Gioia, ecco un'occasione straordinaria di dirti che io ti amo. Vi rispondo con una sola espressione, neppure questa a voi nuova, che l'ente supremo si è compiaciuto di voler fare una volta una creatura perfetta in voi che, a imitazione della Madonna,
a cui fu dato un legnaiuolo buon uomo per marito, ha voluto destinarmi me per marito. Ma intendete bene che voglio fare io da Gabriele, in una parola, un complesso d'un tutto che eguale non ha avuto, ha né avrà già mai. Così dicono anche qui tutti di ogni nazione che ti hanno conosciuto o vestita. Cosa ho da dire io che ti conosco sotto la coverta e nuda con quelle cosce, quel culino, quella grotta scura, che il mio eremita già butta indietro il cappuccio e presenta la testa calva a tale piacevole pensiero. Monza, mattina 28 maggio 1785. Buongiorno, marito mio. Avete dormito? Come state? Quando vi potrò rivedere? Ah, non levatemi nulla. Il tempo è tanto corto e quello è destinato a stare con voi e mi è così prezioso. Vi voglio rivedere al più presto. Sì, dovreste amarmi alla follia. Io non pretendo nulla. Perdono tutto e no, non ho mai uno scatto d'umore. Marito mio, sono perfetta perché v'amo nella perfezione. Giungete presto. Vostra per sempre. Nel 1791, per celebrare il 20° anniversario delle nozze, Ferdinando aveva fatto costruire la rotonda e la grande serra degli agrumi. Ed è proprio Maria Beatrice, il 15 ottobre 1791, per prima, a visitare la rotonda, decorata da Andrea Appiani con le storie di amore e psiche, un mito tratto dalle Metamorfosi di Apuleio sul tema dell'attrazione dell'amore per la bellezza. La storia non è scelta a caso. In essa si narra di un meraviglioso palazzo dove la giovane e bellissima psiche, dopo aver subito la gelosia di Venere ed aver dovuto sottostare a numerose prove, diventa finalmente sposa del suo amante segreto Eros. La metafora del palazzo incantato è un evidente richiamo alla villa, luogo d'amore e di vita raffinatissima che Ferdinando e Maria Beatrice definiscono la loro reggia fatata. In quel giorno così, infatti, raccontano le cronache di corte. L'arciduca condusse alla rotonda la sua augusta sposa, affrettando di farle vedere i lavori di Appiani e di farle ivi prendere il caffè dopo un sontuoso pranzo. La gran portiera mobile per mezzo di una macchina ingegnosa si aprì tutto d'un colpo, mostrando nella attigua citroneria due orchestre con 12 violoncelli, 36 coppie di sposi seduti all'autobanchetto e abbigliati all'antica foggia lombarda in una organizzazione scenica voluta dal Pier Marini. Tutto era bello, tutto era ricco, magnifico, doppieri, luminarie in grandissima quantità e quando, quasi per incantesimo, si chiuse la magica scena, le avvenenti spose intonarono un grazioso inno. Il buon gusto e il lusso avevano gareggiato a rendere quel luogo come un soggiorno incantato. Intanto il mondo stava cambiando. L'Europa è in subbuglio. La Francia, minacciata da chi vuole soffocare la sua rivoluzione, è pronta a muovere guerra all'Austria e ai suoi alleati. L'esercito della Repubblica Giacobina si prepara ad invadere l'Italia. Anche se a Monza e nella villa, tutto ciò appare lontano. C'è un grande via vai per l'incoronazione di Francesco II, figlio maggiore di Leopoldo di Toscana, morto nel 1792, che ha tenuto il trono di imperatore per soli 2 anni. Le cerimonie e le feste, anche se in tono minore, vengono tenute lo stesso, in mezzo alle notizie terrificanti che giungono da Parigi sulla sorte di Maria Antonietta, sorella di Ferdinando e zia del nuovo imperatore. Si deve ribadire il diritto imperiale e mostrare come la nobiltà austriaca e lombarda non temono i terribili sconvolgimenti rivoluzionari. Gli Asburgo considerano la rivoluzione un pericolo mortale per le case regnanti e decidono di intervenire con le maniere forti, ammassando truppe ai confini della Francia. Nemici sono tutti coloro che simpatizzano con le idee rivoluzionarie e dovranno fare i conti con un sistema poliziesco di censura e di repressione allertato in tutti i territori dell'impero. Ferdinando si trova in contrasto con una delle sue anime, quella illuminista.
Molti degli amici che avevano affollato le sale della nostra villa scomparvero, diventando gli nemici. La campagna d'Italia è cominciata. Ferdinando parte per il Piemonte per fare la guerra contro i francesi. I loro giorni spensierati nella villa monzese saranno via via un ricordo lontano e lasceranno spazio alle orrende immagini dei sanguinosi campi di battaglia. 27 luglio a 2 ore dopo mezzogiorno 1794. Cara Gioia, nessuna nuova, né rapporto, né staffetta, né generali piemontesi, ergo sempre più probabile ciò che ieri vi indicai. Non ne parlate che ad Albani e a Wilczek. Stasera spero il feldmaresciallo Wallis va a fare una corsa a Cherasco per vedere con gli occhi propri, girare e conoscere il terreno, o per averne un'idea più chiara e tornerà qui martedì sera, credo. Fintanto resto io qui, comandante isolato, ma con nessuna cosa da fare che a dare pranzo agli ufficiali e sospirare la venuta delle risposte da Vienna. Ieri sera tardi ho scritto all'imperatore sopra articoli poco piacevoli, onde attribuisco a quello che dopo le 4 ore non ho più dormito. E piuttosto sono stato in cattiva compagnia io e gli miei pensieri, in generale assai tetri, perché tutte le relazioni di Cologna e la Fiandra è persa. Dio faccia che non lo sia l'Olanda e parte dell'impero. Non conosco più, non incontro più un uomo allegro, solamente tranquillo. Oh, che secolo filosofico, maledetta sia la filosofia. Studio, lettere per bestie bipedi come siamo noi. Stasera arriverà la posta di Torino con chissà qualche altro allarme. Oh, che bella vita! E mancando di direzione da Vienna che non risponde. Sono d'oggi un poco nero, m'accorgo, ma parlando con voi come lo sento, dico tutto per questa stessa ragione. Aggiungo che tamo, non si può più, e che alla fine compreremo delle vacche, anderemo voi, io e gli figli, sulle Alpi della Svizzera a fare la vita della Bergère des Alpes. Con te tutto, ma un mese senza di te è una cosa forte davvero. Addio. Monza, villa arciducale. Mattina presto, 29 luglio 1794. Adoratissimo marito mio, le soavi parole vostre mi infondono letizia e allegrezza. Le mie giornate infelici mutano nel leggere le vostre. Che bello sarebbe stare noi tutti insieme, lontani da ogni sorte di minaccia e vivere l'amore, l'affetto, senza la guerra che incomba sulle nostre vite. Nutrirci dell'amore nostro, vivere solo in quello, coi ricordi dei giorni belli passati e la speranza di viverne di ancora più belli. Lontani da ogni dovere di carica di corte. Quanto m'annoiano le dame di corte. Sono tanto insopportabili che con loro non si può essere più screanzate che non lo siano loro stesse, ma non parliamo di queste cose, che mi hanno permesso tanto malumore, mentre io non voglio esserlo con voi. Rispondo a puntino alla vostra lettera dove incominciate a esagerarmi l'amore vostro, ed io lo credo sincero. Anzi, ne sono lusingata e non desidero altro che di vederlo durare sempre. Non passo giorno senza amarvi. L'amore vostro assorbe i miei pensieri e il mio supremo desiderio è stare con voi. La mia felicità è che voi siate felice. Abbiate cura di voi per la serenità mia e dei vostri figli. 30 luglio 1794. Cara Gioia, ringrazio per la carissima tua ricevuta oggi piena di quel cuore, di quel sentimento che non è capace che tu al mondo. Sarò breve perché tardissimo. Dirò dunque in ristretto, sto benissimo, niente di nuovo del nemico. Quanto al primo, ben dormito. E dopo il pranzo ho fatto una cacata dura ed unica. Non sento nervi. Ferdinando si lamenta dei progetti dei generali piemontesi Colli e Argenteau, i quali hanno criticato quelli di Wallis. È molto seccato perché asserisce che i progetti militari di questi due sono sciocchi e che da Vienna non giunge nessuna indicazione. Inoltre, teme delle ingerenze da parte degli inglesi. Alessandria, il 31 luglio 1794, alle 2 dopo pranzo. Cara Gioia, ho dormito bene,
benché dalla mia di ieri sera avrete veduto che ero un poco seccato dalle innumerevoli spedizioni da Torino che non hanno il senso comune. Oh, che re! Oh, che paese! Oh, che governo! Non finirei mai di parlarne. Dopo le ultime spedizioni di ieri sera, niente di nuovo, ma sarebbe molto se tutta la giornata si passasse netta. Qui vengono da Genova lettere indirizzate a Sir Drake. Ditemi, ha egli forse intenzione di venire qui ad accrescere il numero delle seccature? Se la va così, poca polvere si vuole consumare, ma molta carta in lettere, memorie, risposte senza fine al mio ritorno. Porto meco un carro di scrittore. Per ora niente di nuovo di guerra, di salute ottime. Già m'aspetto per domani un riscontro dell'imperatore. Comincio a temere che, imbarazzati dalla risposta e decisione da fare, contenti in fondo del partito che ho preso, abbiano immaginato di lasciare passare intanto la stagione senza rispondere, lasciandomi nell'imbarazzo perché me ne lavi. Lì 1 agosto 1794. Cara Gioia, nessuna nuova del nemico. Con Serbelloni, tutti e due, abbiamo divorato la cioccolata, poi fatto una lunga toiletta di pettinatura a fondo e dettato. Venne Sir Drake che pranzò da me, parlò molto e disse poco. Non è quello che tiene la sorte d'Europa per fortuna in mano, come sapete. Credo sia venuto qui perché la gente creda che abbia di affari. Il dopo pranzo, che fu caldo oggi, ho stimato a dormire su una sedia 2 ore e mezzo. Poi la solita trottata, poi conversazione solita in piazza. Ora è il migliore momento perché parlo con te e mi sfogo alla meglio nella lontananza oramai di 37 giorni ed 8 dell'ultimo Basin a Vigevano, che già vorrei rinnovare perché ne tengo un bisogno. Intanto nessuna notizia da Vienna. La cosa per verità è lunga, sai, ed altrettanto singolare. Forse Sua Maestà rimette la decisione alla pace. Il 2 agosto 1794, a mezzogiorno. Cara Gioia, spedisco la presente espressa per dirti che la risposta di Vienna è venuta del tutto approvatoria della mia condotta. Grandi elogi di me e il richiamo di Lord Vane che ho in saccoccia. Ecco in 2 parole il tutto. Ora mi resta a seguirlo e fare gustare a Torino il tutto ciò che non mi pare difficile. Confesso che negli occhi del pubblico e in quelli dell'Europa sono lusingato di questa finale. E Dio benedica le mie buone intenzioni di questo. Per ora non ne parlate a nessuno che è a Albani e a Wilczek, ma in sommo segreto perché ancora non lo pubblico, forse per 3 o 4 giorni. Ma almeno uno è successo, quel che credo meglio per la causa. 2, la mia convenienza è del tutto salvata. 3, vedo la possibilità di ritornare a Milano. E gli elogi di me sono infiniti. E grande collera contro Lord Evans. Il 19 agosto 1794, parlando di Torino e dei Savoia, descrive il grado di sragionamento di quella corte ove sono stato, ove per spiegarmi laconicamente il meno male è il cuoco, che è tutto dire. 25 settembre 1794. Cara Gioia, niente di nuovo. Sto bene di salute perché di nuovo aria e stagione bella. Ma non vivo senza gravi inquietudini, perché gli francesi sono forti, perché noi non lo siamo, perché hanno cattiva truppa ma molti bravi generali. Noi un bravo generale in Wallis e buona eccellente truppa piena di buona voglia. Se passa in quiete domenica vivrò più tranquillo perché quelli del campo di Morozzo saranno arrivati. Oggi sono di cattivo umore, gli francesi vicini e così lesti e movibili. Gli napoletani così pesanti ed inamovibili a fare nausea. Oh, che gente! Faccio chiamare il principe di Couto, gli dico che i 2 suoi reggimenti devono prendere e formare un campo. Mi risponde in iscritto che farà tutto se comando, ma che deve rappresentarmi che i loro cavalli non sono accostumati in questa stagione all'umido ed all'aria, che rischiano di patire e che sarebbe meglio alloggiarli vicino dentro qualche città nelle stalle. Buonanotte, con tal gente non bisogna parlare di guerra, ma per carità, non lo dite a nessuno, ma compatite la mia situazione. 18 ottobre 1794. Scrivo anche poco, perché oggi di malumore ed arrabbiato per le infinite seccature ed intrighi di gente subalterna tedesca che tutto vogliono alla tedesca, come in Boemia, e trovano delle impossibilità in tutto quello che non gli accomoda o piace
al loro interesse. Nel marzo del 1796, il direttorio della Francia affida il comando dell'Armata d'Italia ad un giovane e brillante generale corso, Napoleone Bonaparte, che prendendo il comando incita così i suoi soldati. «Soldati, voi siete nudi e malnutriti. Io vi condurrò nelle più fertili pianure della terra. Province ricche, città opulenti cadranno in vostro potere. Vi troverete ricchezze, onori e gloria». Le vittorie dei francesi si susseguono fulminee. Il 12 aprile Montenotte, il 15 Millesimo. Ai piedi dell'armata francese delle alture di Montezemolo si scorgono le ricche e fertili pianure dell'Italia nord-occidentale, con le città splendide colme d'arte e le campagne ben coltivate. Il 22, vittoria francese di Mondovì. Il 28, armistizio a Cherasco, tra Francia e Piemonte. Il 23, Napoleone scrive al direttorio di aver fatto 12.000 prigionieri, ucciso 600 piemontesi e 3.000 austriaci, preso 21 bandiere e 40 cannoni, e chiede una singolare ricompensa. Noi austriaci siamo allo sbando. Il giovane generale Bonaparte, piombato come un falco sul nord Italia, l'ha conquistata nel giro di un mese. Battendo in poche decisive battaglie, vecchi generali piemontesi e feldmarescialli austriaci sorpresi, ed entrando il 15 maggio in una sbigottita Milano. All'arrivo dei francesi, Ferdinando e Maria Beatrice sono costretti a fuggire, abbandonando la loro reggia. Inseguiti dai francesi, riparano prima a Mantova e poi a Venezia. Ferdinando diverrà poi duca di Modena nel 1803, col nome di Ferdinando I. La morte lo coglie a Vienna, nel dicembre 1806, all'età di soli 52 anni. Maria Beatrice gli sopravviverà per molti anni e morirà nel 1829, facendo ancora in tempo, nel 1820, a tornare almeno per una volta a Monza, per una breve visita nella loro, un tempo, reggia fatata. Il ramo Asburgo d'Este si estinguerà con l'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando e della moglie Sofia nel 1914 a Sarajevo. Attentato che avrebbe scatenato lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e la fine dell'impero degli Asburgo.